334 92 29 505 il numero per gli sms e whatsapp. Continuate a commentare la diretta. Ritroviamo in collegamento il senatore di Ala, Vincenzo Danna. Buongiorno senatore. Buongiorno a voi. Senatore, da ex PDL qual è, se non ricordo male, come lo vede Berlusconi in questo momento? Sta tornando in pista alla grande, si fa fotografare all'autogrill, vuole candidare la Pascale, ho letto addirittura da qualche parte. Com'è? Che clima c'è? Ma il clima non glielo so dire perché non frequento più quegli ambienti e quelle persone. Le mancano, credo che ci sia in atto una delle sapienti campagne pubblicitarie per accreditare all'esterno, complici anche alcuni giornali di sinistra, che pur di dare addosso a Renzi si alleerebbero anche con un bel debut, e per accreditare questo ritorno di fiamma, notizie di rientri di ex parlamentari, insomma è tutto un battage pubblicitario. Però alla fine lo scontro tra la richiesta di leadership di Salvini e insieme con la Meloni e l'eterna pretesa di Berlusconi di avere lui il pallino in mano danno luogo ad una divaricazione del centrodestra che non lascia sperare. Quindi senatore, la sinistra che per anni è stata ossessionata da Silvio Berlusconi oggi preferisce Silvio Berlusconi a Matteo Renzi? Ma cioè, se lo chiede a Bersani, a D'Alema, lo chiede a Travaglio, lo chiede a quelli dell'Huffington Post o del Fatto Quotidiano, certamente preferiscono in questo momento, strumentalmente ovviamente, Berlusconi a Renzi. Ma ci crede all'ipotesi di una Pascale candidata oppure sono solo rumors? Ma questa è una certezza, non è un'ipotesi. Berlusconi deve pure accontentare coloro i quali gli sono attorno, e la signora Pascale non ha mai puntato a viaggi economici, ma è una ragazza ambiziosa che vuole il potere politico. Quindi vedremo la Pascale in Parlamento, secondo lei è sicuro questo? Credo che non ci sia niente di male, no, perché c'è di peggio in Parlamento. Senatore, ma quindi tra Renzi e Berlusconi, guardando la prossima campagna elettorale e alle prossime elezioni, chi è che ha il cammino più difficile davanti? Guardi, Berlusconi è impedito dal punto di vista giudiziario fino al 2020, certo. Quindi non si capisce neanche dove voglia parare, perché prima chiede di mantenere la sua leadership sul centro-destra, poi alla fine è aleatorio anche suo ritorno in campo perché c'è questo impedimento giudiziario. Pare che l'ultima è trovata, ma è sempre l'ultima con Berlusconi, sia quella di lanciare Tajani, il presidente del Parlamento europeo. E Renzi invece? Senatore? Ah, guardi, sono due formidabili bugiardi, su questo non ci piove. Ah. Sarebbe veramente, se potesse essere messo su non l'apparecchio della verità, ma l'apparecchio per registrare le bugie, sarebbe una bella gara. Senatore, ma va spezzato il cuore Renzi, lo ha detto con una voce quasi da innamorato tradito. No, per l'amor del cielo, Danna aveva creduto comunque in Matteo Renzi per un determinato periodo. Mi sento più tradito da Berlusconi, che diciamo è partito per fare il partito liberale di massa, per rivoluzionare lo Stato, renderlo efficiente, renderlo più leggero. E siamo finiti con le storie di Alcova, con tutta una serie di storiacce che non hanno avuto niente a che fare poi con i propositi politici di far risorgere il liberalismo istituzionale
che è finito con dai tempi di De Pretis, che non abbiamo più un governo liberale dalla fine del, del secolo XIX. Senta, senatore, lei è stato uno dei più importanti, autorevoli esponenti del gruppo, no, Vax è sbagliato come definizione, ma insomma ci siamo capiti. Sta iniziando l'anno scolastico, c'è grossa confusione in Italia, come la vede? Se l'aspettava? Guardi, io glielo ribadisco, per me è una, un atto di forza impensato, è un voler obbligare i genitori ad assumere dei rischi, e laddove c'è un rischio non ci può essere un obbligo, è molto semplice. La medicina ufficiale, quella che governa le istituzioni sanitarie, il Ministero, l'Istituto di Sanità, le università, insomma, continua a dire che i vaccini, oltre ad essere un'arma importante, cosa sulla quale io convengo per certi aspetti, sono anche innocui, nel senso che gli additivi presenti all'interno dei vaccini non danno complicanze. Questa è una grande balla, è una grande menzogna, che chi non ha interessi al di là della tutela della salute dei bambini e dei cittadini non ha, non aveva alcun ragione di assecondare, perché all'interno dei vaccini sono presenti ed è dimostrato. Dice che non sia vero, ecco, non so se lui la perdiamo, senatore, all'interno dei vaccini è presente ed è dimostrato? Sono presenti tutta una serie di sostanze sotto forma di nanogrammi, sì, di quantità che dal punto di vista quantitativo sono poco rilevanti, ma sotto il profilo delle patologie che possono sviluppare, quindi le cosiddette nanopatologie, sono preoccupanti. Ma lei, se qualcuno le chiede un consiglio, che fa? Invita alla disobbedienza, invita alla, diciamo, a non seguire, guardi, questa legge. Io sono un uomo delle istituzioni e non, fin quando farò il parlamentare non inviterò mai nessuno, diciamo, a deludere una legge dello Stato. Però non mi scandalizzo se i genitori eluderanno questa legge, perché prima dell'osservanza della legge viene la tutela della salute dei propri figli. Questo è un diritto naturale che non c'è Stato e non c'è ministro che possa imporre. Ed è vergognoso che si lascino fuori dalle scuole, dagli asili, dei bambini che hanno il diritto costituzionale a essere scuola, istruiti da parte dello Stato. Senatore, e credo, prego, però, prego, che i tribunali in Italia faranno giustizia, quella stessa giustizia che non si è voluta fare nelle aule del Parlamento. Senatore, cambiando argomento, prima di salutarci, uno sguardo alla cronaca. C'è secondo lei un allarme stupri in Italia, un allarme violenza nei confronti delle donne? Come la legge questa situazione, come la vede? Guardi, io ho fatto un'idea che forse è originale, sì, nel senso che non la leggo spesso in giro. Sì. Noi abbiamo tutta una cultura della violenza, basta vedere il contenuto dei film, basta vedere il contenuto degli stessi cartoni animati, della violenza in genere, basta andare al cinema per rendersene conto. La rappresentazione culturale è improntata all'assismo, è improntato all'estrema parificazione, non tanto dei sessi ma dei comportamenti. Prima, io sono abbastanza vecchio per ricordarmi, sì, donne più accorte, cioè le cioè lei dice, prima le donne stavano più attente. Da un bengalese alle 3 di mattina, ai miei tempi una donna non si trovava per strada alle 3 di mattina e quindi si trovava assoggettabili a questi tipi di aggressione, perché la donna porta con sé l'idea del corpo, l'idea
l'idea della preda. Senatore, però qualcuno potrebbe dirle, non è che alle 3 del mattino una donna non può uscire di casa perché è una preda e rischia di essere aggredita. Però in una zona di periferia, sei solo in mezzo alla strada, no? Puoi anche essere oggetto di un'aggressione di questo tipo qua. Io non sto giustificando il bengalese, certo. Gli darei 30 anni di carcere, insomma, tanto per capirci, ma un minimo di attenzione e di cautela, perché che cammini un uomo solo non va soggetto a stupro, no? Sì. La perdiamo, senatore, aspetti, l'abbiamo persa. Senatore, aspetti, perché la sentiamo male. Senatore, allora, cammina un uomo solo alle 3 di mattina? Alle 3 di notte, in una zona di periferia non gli succede niente. Se cammina una bella ragazza, probabilmente vestita anche in maniera provocante, e si trova in determinati ambienti, oggettivamente si espone. Allora il mio invito è alla cautela. Invece qua tutti vogliono fare tutti non vogliono tenere in considerazione niente. Ma lo sa che lei, che le diranno che è un maschilista, che è così... Ma no, ma non sono, ma assolutamente no, no, ma io lo so. Un maschilista, voglio dire, il corpo della donna è oggetto e fonte di desiderio da parte dell'uomo, no? È un istinto, sarà primordiale, sarà ancestrale, sarà quello che vuole lei, ok? È una cosa che cammino io con un pantaloncino, un hot pants attillato, sì, dire, non... faccio paura, insomma. Sì. È bravo, è una cosa che cammina una bella ragazza che alle 3 di mattina si trova in una zona di periferia. Allora dico io, anche un minimo di cautela, molte volte, un minimo di opportunità. Metteteceli il pensiero che c'è gente in giro che vi può far del male. Cioè, ci vorrebbe un po' più di cautela. Hanno un appeal che è diverso dagli uomini, no? Diciamoci la verità, io non voglio fare il filosofo, potrei parlare degli ormoni, dell'aggressività. Senatore, è anche vero che se io vedo una bella ragazza in mezzo alla strada, anche vestita, anche con la minigonna, non è che le salto addosso e ho voglia di violentarla. Perché lei è una persona istruita, perché lei è una persona educata, perché lei è un cittadino che ha tutti i requisiti etici e morali e sociali. Certo. Ma qua molto spesso ci troviamo ad avere a che fare con soggetti che, in quanto immigrati, sono emarginati dal punto di vista sociale, non hanno frequentazioni con altre donne, si trovano in un contesto nel quale quel tipo di abbigliamento, quel tipo di contesto induce, li spinge dei soggetti insomma, che quelle cose non le hanno mai viste, le ritengono una manifestazione di disponibilità da parte della donna, no? Quindi servirebbe, no, secondo lei, maggiore accortezza, maggiore... un poco di buonsenso, un poco di cautela. Alle donne non fa male, ma non è una manifestazione di inferiorità. Ci sono tante cose che un uomo non può fare, di conversi in altri ambiti. Ci sono delle cose che la donna, quando le fa, le deve fare ricordandosi che è una donna. Non so se ho reso l'idea, che quindi può andare incontro. Io alle 3 di mattina sconsiglierei mia figlia di camminarci in una periferia da sola, peggio ancora se è vestita in maniera disinvolta. Senatore, ma invece della storia dei carabinieri di Firenze ha maturato un'idea? Quelli hanno sbagliato come carabinieri, perché là non significa niente se sono stati invitati, se quelle erano ubriache, se sono stati provocati. Fossero state dei giovinastri, la provocazione ci poteva anche stare, ma uno che porta una divisa addosso
che rappresenta la legge, rappresenta lo Stato, che è il servizio, ma neanche se si fossero sfogliate li avessero chiamati all'interno dell'abitazione ci dovevano andare. Non so se ho reso l'idea. Indifendibili da ogni punto di vista, certo. Insomma, sono da condannare perché non tanto per quello che hanno fatto, che è riprovevole se l'hanno fatto, ma per la considerazione che essi sono lì per un'altra funzione, per un altro servizio, per proteggere la proprietà ai cittadini, non approfittare delle provocazioni di due belle turiste. Senatore, prima di salutarci, ma diventerà il prossimo presidente dell'Ordine dei Biologi, visto che si è candidato? Sono candidato, questo dipenderà dalla bontà dei miei colleghi, ma soprattutto dalla considerazione più o meno diffuso che c'è una classe dirigente che dopo 30 anni di permanenza è diventata una nomenclatura abbastanza proterva e abbastanza discussa sotto il profilo della gestione, per tutta una serie di brogli e di cause che non fanno onore né alla categoria né agli interessi dei biologi. Io sono stato pregato di farlo, lo faccio, anche se dovrò giustamente abbandonare il seggio senatoriale, ma alla mia età si può servire diversamente la società e la comunità anche in altri ambiti e assumendo altre responsabilità. Senatore, prima di salutarci devo darle anche una notizia. Arduini si è messo a dieta, l'ha fatto davvero, ha già perso un sacco di chili. Devo dire la verità, così come sono mesto perché lascio il Parlamento, sì. Mi sento un poco deluso da Renzi come prima. L'abbiamo notato. No, perché pensavo che era la volta buona. Dopo la delusione di Berlusconi avevamo ci aveva sperato che volesse cambiare veramente l'Italia, il riformismo spinto, la scuola, aspettavamo la sanità, ma anche Verdini la pensa come lei? Ma non lo so, è parecchio tempo che io con Verdini non ho motivo di incontrarmi. Credo che non abbia particolare motivo di essere contento neanche lui, perché credo che Verdini, contrariamente alla vulgata, all'alone di mefistofelico nel quale lo hanno avvolto, sia una persona molto generosa, e uso un aggettivo che resterà veramente scalpore, è un ingenuo, nel senso che è portato a credere a ciò che gli viene detto, e credo che se lo siano un poco giocati, nel senso che hanno promesso alcune cose che, badi bene, non sono né posticini di sottogoverno né di governo. E poi il buon Renzi, pur di votare il 24 settembre, si è rimangiato a legge elettorale, si è messo per i grillini. Insomma, questo ragazzo ci ha deluso. È perché poteva fare meglio e poteva fare bene. Adesso è tutto lì impegnato a tirare i piedi a Gentiloni, che è stato di necessità virtù il Presidente del Consiglio, sperando di poter assurgere di nuovo alla carica di Presidente del Consiglio egli stesso. Quindi alla fine anche lui personalizza le cose, diciamo, è l'ombelico del mondo, il suo ombelico rappresenta l'ombelico del mondo. Renzi non ha tenuto fede ai suoi impegni, Arduini sì, aveva detto che si sarebbe messo a dieta, ci ha messo un po' di tempo ma l'ha tornando fatto. Tornando alle cose più serie, come quella della forma fisica di Arduini. Giusto, molto seria come cosa. Il quale da laziale oggi mi ha dato una lezione di stile, ricordandomi
che il buon Milan è stato asfaltato letteralmente all'Olimpico. Ma sì. Però devo dire che le foto che sta postando ultimamente sembra troppi filtri. Cioè, sì. Quella ultima che ha fatto sì. Ha dei riflessi aggiuntivi addirittura negli occhi. Ma non ci ho messo il filtro, non ci ho messo c'erano filtro. I filtri, ma ha visto che faceva anche lo sguardo da cerbiatta, Arduini. Ma sembrava Orson Welles giovane. Non so se sì, ho capito, Tutto in nero, la pancia non c'era più, e questa è la cosa che più... me lo rende antipatico. Lei sta rosicando perché è ancora nonno Pig per i suoi nipoti. Io sempre di più, ecco. sempre di più. Senatore. E quindi credo che Arduino prima o poi convolerà a giuste notte e io vorrei essere invitato. So che Parenza e Cruciani saranno i testimoni per lo sposo e non sappiamo la sposa, credo che se avrà quasi di nobiltà ci sarà un colonno, uno degli scalchi ancora a Roma che potranno fare i testimoni per la sposa. O il magnifico rettore della Unicusana. Li vediamo tutti quando sarà. Saranno tutti. Facciamo la grande festa. Facciamo anche l'addio al celibato. Prima. Ecco. No, le spiego subito. A Napoli si fa la busta. Cioè, si mettono dei soldi dentro e si regalano agli sposi per evitare di fare le case. Ma lei me la carica la busta, senatore, o mi fa il piottaro, come si dice a Roma? No. Io vi voglio bene a entrambi, perché siete due persone per bene, due ragazzi. Organizziamo un finto matrimonio, non c'è domani. Gli un po' sfortunato con le donne, per questo me lo rende ancora, me lo rende ancora più simpatico. Capito? Senatore, sì. Ci sentiamo presto, un abbraccio. Vi ringrazio. Grazie a lei, senatore. A presto di sentire. Ma sicuramente un abbraccio a Vincenzo Danna, senatore Diala.